adesso diamo la parola alla professoressa Rossella Serenrosso, che ci parlerà di costruzione 4.0, intelligenza per la sentita. Buonasera a tutti. Io parlerò del, cercherò di spiegare il motivo per cui, come in qualità di docente di progettazione e costruzione impianti, ho partecipato attivamente a questo progetto e secondo me quali sono le prospettive che, che hanno le costruzioni, appunto, che ho definito costruzione 4.0, che non fanno altro che richiamare a quello che è il concetto di industria 4.0, un modello organizzativo, produttivo, basato su una tecnologia, su dispositivi che sono interconnessi tra di loro. Ma per fare costruzioni 4.0, costruzioni innovative, che noi abbiamo bisogno di nuove competenze, abbiamo bisogno di valorizzare notevolmente il nostro capitale umano. Sappiamo che viviamo in una società che è un sistema complesso, in cui l'uomo interagisce molto velocemente attraverso attività multisettoriali. Quindi la nostra percezione del tempo è cambiata notevolmente, è influenzata dalla tecnologia. Il nostro spazio ormai è lo scenario internazionale. E in tutto questo contesto la casa, intesa come Corbusier, come macchina per abitare, è un simbolo di trasmissione della cultura. La casa è un luogo da marca Huchet, carico di identità, un elemento simbolico di passato, presente, futuro, in un rapporto tra uomo e natura. Quindi la casa può rappresentare un potentissimo mezzo di trasmissione della cultura sostenibile, del rispetto della, del nostro ambiente. Gli edifici che noi progettiamo, gli edifici dei quali dobbiamo fare grandi interventi di ristrutturazione, devono essere pensati, costruiti, ristrutturati o costruiti ex novo con dei precisi obiettivi che devono essere certificati rispetto a quello che è il consumo energetico. Ora, dal punto di vista economico, le costruzioni hanno una grande importanza. Solo in Italia hanno un valore di circa 4 miliardi di euro all'anno, offrono lavoro a più di 2 milioni e mezzo di persone, rappresentano quindi il 12% dell'occupazione nazionale. Per di più, dobbiamo dire che tutti gli acquisti che l'impresa costruttrice effettua li fa prevalentemente nel mercato nazionale, oltre il 95%. Le costruzioni hanno un effetto moltiplicativo importante e rilevante. Infatti, da una domanda aggiuntiva di 1 miliardo di euro, possiamo dire che arriviamo a 3,5 miliardi, con oltre 15.000 nuovi addetti. Questo perché? Perché ci sono fortissime relazioni di interdipendenza, diretta e indiretta, o, tra i vari settori. Quindi possiamo dire che le costruzioni rappresentano un driver di sviluppo e di innovazione. Ma com'è il nostro patrimonio immobiliare? Secondo i dati dell'ultimo censimento del 2011, oltre il 60% del nostro patrimonio ha più di 40 anni e di questo oltre l'80% è stato costruito prima del 1990, quindi con dei livelli di sicurezza, di efficienza energetica, di connettività completamente diversi rispetto a quelli che sono i canoni odierni. Sono costruzioni che consumano tantissima energia. Pensiamo che soltanto in Europa oltre il 40% di energia dipende proprio dagli edifici e la maggior parte di questo dipende dall'energia termica, mentre soltanto il 30% la utilizziamo per l'illuminazione, per il funzionamento degli elettrodomestici. Quindi bisogna trovare un modello per far crescere dal punto di vista sostenibile queste nuove costruzioni.
Tanto è vero che la Commissione europea ha pensato agli smartness indicator, cioè definire quali sono i livelli di digitalizzazione dei vari edifici, di digitalizzazione intrinseca. Ora, per poter lavorare su queste opportunità in un'ottica di crescita personale e sociale, bisogna cercare di adottare un modello costruttivo che sia intelligente per poter essere sostenibile. Un esempio di questo parte proprio da Torino, la casa Longplang che ha vinto il concorso Solar Decarbon in Cina e quindi abbiamo proprio dal nostro Politecnico di Torino questo grandissimo esempio di interfaccia domotica comandata da un'app che mette in collegamento tutto ciò che riguarda l'aspetto energetico con l'aspetto intelligente. Dal punto di vista progettuale, anche lì dobbiamo cercare di intervenire. Il primo intervento è l'utilizzo del BIM, il Building Information Modeling, perché questo ci permetterà di prevenire degli errori, ci permetterà di ridurre costi, di rendere sempre più efficiente il processo e la gestione dell'edificio sia durante tutto il ciclo di vita che anche a fine ciclo. Ora, logicamente, utilizzare il BIM rende necessario che cosa? Poter utilizzare delle piattaforme. La filiera delle costruzioni in Italia sta progettando la piattaforma Innovans proprio per poter gestire informazioni di tipo tecnico, di tipo scientifico, economico e addirittura legale. Questo serve per la sostenibilità. La sostenibilità non va perseguita soltanto per il domani immediato, ma va pensata in una prospettiva di lungo periodo. E per questo dobbiamo incrementare l'efficientamento energetico diffondendo sistemi di produzione rinnovabili con delle soluzioni che permettano il mantenimento durante tutta la vita utile dell'edificio. Addirittura parliamo di prosumer, cioè l'utente che è produttore, consumatore e venditore di energia. Parliamo di un edificio che è in grado, come dicevo prima, di dialogare sia sotto l'aspetto energetico che sotto l'aspetto dei dati. Oltre a questo dobbiamo anche pensare logicamente ai materiali, quindi avere una banca dati di tutti i materiali innovativi per capire l'LCA e in questo caso ci sta venendo in aiuto anche i CAM, i nuovi criteri ambientali minimi. Se noi pensiamo che in un minuto di energia del sole, il sole emette tanta energia quanto noi ne consumiamo in un anno, ci rendiamo conto che abbiamo a disposizione una grande miniera e che il solare in Italia occupa soltanto il 9% di quanto noi effettivamente sfruttiamo. Quindi questa è la strada, utilizzare le fonti solari e ci sono dei grandi esempi che vanno dal Burkina Faso all'India in cui sono state costruite delle centrali direi notevoli, quella dell'India da 2 gigabyte e se non sbaglio in Burkina Faso il nostro partner Ines ha attivamente partecipato. Poi ci sono progetti innovativi come centrali solari sperimentali nello spazio ed è ancora la Cina a pensarci e questo progetto prevede di essere attivato entro il 2030 a 36.000 km dalla nostra superficie terrestre. Ma per fare tutto questo, per poter capire e organizzare tutto questo discorso, bisogna avere delle competenze. Competenze che sono di tipo relazionale, cognitivo, innovativo. Competenze che passano dalla gestione dei rapporti all'interazione tra i vari professionisti, sino a capire dove stiamo andando e ad avere un approccio di open innovation. Proprio in questo contesto si inserisce il progetto Alcotra-Civet. Perché? Perché effettivamente competenze di questo genere ce ne sono nel mercato, ma non tantissime. Con Alcotra-Civet
Noi abbiamo cercato di costruire un percorso formativo di consapevolezza per poter dare queste competenze green ai nostri studenti. Al tempo stesso abbiamo contribuito a mettere in campo delle azioni necessarie all'educazione dello sviluppo sostenibile, come riconosciute dal target 4.7 dell'Agenda 2030. Noi docenti della scuola, insieme a professionalità esterne, abbiamo operato con quel intenso e intimo lavoro di cura e accompagnamento dei nostri studenti, e piano piano noi cercheremo di allontanarci da loro per riconsegnare i nostri studenti al timone della loro esistenza. Quindi con operazioni di formazione formale, non formale, informale, abbiamo tentato di e stiamo tentando di dare delle competenze, delle conoscenze, delle abilità, dei valori ai nostri studenti affinché loro possano domani operare per uno sviluppo globale, uno sviluppo sostenibile, per il benessere umano, per una società più giusta, sia per le generazioni presenti che per le generazioni future. Grazie a tutti.